È un po' tardi, Cooper. Sì, abbiamo bucato. E perciò vi siete dovuti fermare al negozio di caccia asiatici? No, veramente, signore, quello è un drone di sorveglianza con delle celle solari straordinarie. È indiano. Si sieda. Allora, abbiamo i risultati dei test di Tom. Sarà un ottimo agricoltore. Sì, è veramente portato. E che mi dite del college? Beh, l'università ne prende pochissimi, non hanno le risorse Io per. pago sempre le tasse. Quindi dove vanno quei soldi? Non ci sono più eserciti. Beh, non vanno certo all'università. Senta, Cooper, deve essere realistico. Escludete mio figlio dal college adesso. A 15 anni. Quanto Sì, ma i risultati non sono abbastanza alti. è il suo girovita? 80 centimetri? Diciamo 83 di cavallo? Non capisco dove vuole Mi sta arrivare. dicendo che ci vogliono due numeri per misurare il suo culo, ma uno solo per misurare il futuro di mio figlio? Andiamo. Lei è un uomo istruito e ben educato, è un pilota È un esperto. ingegnere. Ok, beh, al momento non abbiamo bisogno di altri ingegneri. Non abbiamo esaurito le scorte di televisori e aeroplani, abbiamo esaurito il cibo. Al mondo servono agricoltori, bravi agricoltori come lei e Tom. Agricoltori ignoranti. Siamo una generazione di guardiani, Cooper, e le cose stanno migliorando. Forse i suoi nipoti potranno essere Abbiamo ingegneri. finito, signore. No. Miss Henley le vuole parlare di Murph. Murph è in gamba, è molto sveglia, ma ha qualche problema al momento. Ha portato questo per mostrarlo ai compagni, la parte sugli allunaggi. Sì, è uno dei miei vecchi libri di testo. Lei ha sempre amato queste immagini. È un vecchio testo federale, li abbiamo rimpiazzati con le versioni corrette. Corrette? Sì, spiegano che le missioni Apollo erano finzioni per far fallire i sovietici. Lei non crede che siamo andati sulla Luna? Credo sia stata una geniale propaganda e che i sovietici siano andati in bancarotta da soli, investendo in razzi e in altre macchine inutili. E Macchine inutili. se non vogliamo ripetere gli eccessi e gli sprechi del XX secolo, allora dobbiamo insegnare la Terra ai nostri figli, non come abbandonarla. Una di quelle macchine inutili che producevano si chiamava RM. E se l'avessimo avuta ancora, i medici avrebbero trovato la cista al cervello di mia moglie prima della sua morte invece che dopo. E ci sarebbe stata lei qui ad ascoltare al posto mio. E sarebbe stato un bene perché è sempre stata lei quella più calma. Mi dispiace per sua moglie, signor Cooper. Ma Marfa si è azzuffata con parecchi compagni per questa assurdità dell'Apollo e quindi abbiamo pensato fosse meglio sentire prima lei per capire come vuole gestirla sul fronte domestico. D'accordo. Senta, sai una cosa? C'è una partita domani sera. Lei è presa questa fissa del baseball, gioca la sua squadra preferita. Ci saranno dolci, bevande. Penso che la porterò lì.